pieno centro erano circa le 19 di sabato 6 febbraio. I bar avevano chiuso da un'ora, come previsto dagli attuali DPCM anti-Covid, e un 31enne ubriaco è andato a schiantarsi da solo con un'auto in via San Gaetano. L'uomo MG, le iniziali tienese, a bordo della sua Volkswagen Polo, ha perso infatti il controllo del mezzo, andando a finire la sua corsa contro il manufatto di ferro che delimita il percorso pedonale, distruggendolo completamente. Il 31enne non ha riportato lesioni e nessuno stava per fortuna transitando a piedi lungo la via. Risultato positivo all'etilometro con 1,82 grammi per litro, quasi 4 volte il consentito. È stato denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino, intervenuta per i rilievi del sinistro. Alla Procura della Repubblica con il ritiro della patente di guida e il sequestro del mezzo.